bellezze, è giunto il momento di tornare a menare le mani. Ovviamente da un punto di vista prettamente digitale. Questo perché è appena uscito Tekken 8 su tutte le piattaforme. Perciò, ciao a tutti bellezze e benvenuti nelle 8 curiosità più stravaganti inerenti alla serie di Tekken. E ovviamente più stravaganti per me. Iniziamo partendo dal nome, Tekken, che tradotto letteralmente significa pugno d'acciaio. Peccato che Namco riteneva questo nome troppo poco accattivante per il pubblico americano. Perciò decisero di sorprenderci con una nomenclatura molto più accattivante. Rave War. Rave War. Ecco, le uniche guerre presenti all'interno di un rave non posso dire perché questi video li guardano anche i bambini. Fatto sta che dopo un rapido dietro front, Namco è tornata sul nome originale. E direi per fortuna. Tekken 1 è stato il primo videogioco nella storia e di conseguenza è entrato nel Guinness World Record per aver raggiunto e superato il milione di copie vendute per PlayStation 1. E se state pensando, ma che sarà mai, vi ricordo che stiamo parlando del 1995, dove il 70% di voi ancora non era nato e il sottoscritto andava incontro ad un'indimenticabile pubertà. Che schifo. La Tekken Ball Mode torna prepotentemente in questo Tekken 8, ma la sua prima apparizione risale al terzo capitolo, dove potevamo trovare i nostri lottatori preferiti a giocare questa modalità che definire atipica è dir poco, ma che incredibilmente rubò ore e ore di gioco ai nostri player in erba. La cosa divertente però è che il tempo impiegato dai noi giocatori viene compensato dal tempo che ha utilizzato Namco per sviluppare la modalità. A detta degli sviluppatori, infatti, per creare la Tekken Ball Mode sono serviti 5 minuti. Solo 5 minuti. Vai con la pubblicità delle panatine così ci bloccano il video e vai. Le fake news e troll galoppavano dilaganti anche quando internet non c'era. Una roba che non dimenticherò mai, ma dalle volte in cui ho provato a realizzarla senza successo, nasceva dalle riviste cartacee dell'epoca e riportava come, una volta selezionato il personaggio di Lei Wulong, ma con il costume da poliziotto, si poteva eseguire una mossa nel quale si estraeva la pistola per sparare all'avversario, potenzialmente epocale, ma più finta di una voce che dice «Questo è perfetto per me!» E se l'avete capita, dovete solo stare zitti. Nel video introduttivo del primo Tekken si vede King infilarsi la maschera. Cosa c'è di strano? Beh, che quel momento, quel particolare frame, quella faccia dozzinale unta come un culturista prima di un'esibizione, è l'unica volta in cui si vede un pezzo di viso del lottatore mascherato. E a distanza di 20 anni il suo volto completo rimane ancora un mistero. PS, volevo fare uno sketch inizialmente in cui ficcavo la faccia di Jerry Scotti su King, ma contando che è un meme che mi ha già rotto abbastanza quel che deve rompere, ecco, se vi divertiva fate finta che lo abbia realizzato, se no andiamo avanti. Forest Law, figlio di Marshall Law, è l'unico personaggio di Tekken, nonché uno dei pochissimi personaggi a livello videoludico, a finire in pubblicità di prodotti reali e al di là del contesto gaming. In particolar modo l'omaggio, o il plagio, decidete voi, del buon Bruce Lee, è servito per pubblicizzare una bevanda svizzera a base di latte, trovandosi a scontrarsi con un personaggio dannatamente ostico. Milk. Pure magic. Incredibile ma vero, il boss finale di Tekken inizialmente non doveva essere Yaichi Mishima, bensì un inedito mix tra potenza e presenza di Jack e moveset e velocità di Law, denominato Dragon Claw. Tutto molto bello, ma perché non lo avete visto allora? Beh, semplicemente perché era impossibile da batterlo. Dopo ore, giorni e mesi di tentativi, gli sviluppatori si sono resi a questo incredibile mix e hanno deciso di rimuoverlo dal gioco. Anzi, di rimuoverlo quasi del tutto dal gioco.
considerato che se prendiamo la cover del primo Tekken per PlayStation, proprio sopra Law e King troviamo quelle che dovrebbero essere le sembianze di questo pseudo Frankenstein spaccaculo. Tra l'altro brutto come la domenica mattina, se posso permettermi. Bambini, bambine, sto per dirvi una roba sconvolgente. So che attualmente siete abituati che se volete un personaggio in più, un upgrade, una skin, semplicemente pagate, anzi pagano i genitori, e ricevete tutto quello che volete, alla faccia dell'impegno che dovrebbe mettere un videogiocatore e della conseguente ricompensa che dovrebbe ricevere. Chi si è visto, si è visto. Beh, sappiate, incredibile ma vero, che una volta non funzionava così. Una volta, per ricevere un potenziamento ad una ricompensa, dovevate impegnarvi fino in fondo. Che mondo alla deriva vivevamo, eh? Oddio, forse, vabbè. Tra le curiosità più assurde e più divertenti di Tekken, sottolineo come, per non far annoiare il giocatore tra un tempo di caricamento ed un altro, Namco aveva inserito nel gioco Galaga, sempre un titolo della Namco, nelle schermate di attesa. Bene, fin qui idea strabrillante, ma in più, se si riusciva a portare a compimento tutti e 9 i livelli del gioco senza mai morire, Tekken ci avrebbe ripremiato con un'insolita, ma soprattutto inedita, skin di Devil Kazuya, variante ovviamente mai vista né pensata fino a quel momento. Capito, case di sviluppo, vogliamo tornare a impegnarci a non farci succhiar via il portafoglio, altrimenti noi di Games & Movies saremo costretti a fare promozioni eccezionali tutti gli anni per compensare. Bella la marchetta tirata in fondo così, non ve l'aspettavate, eh? Comunque è un dato di fatto che la vostra copia fisica di Tekken 8 vi sta aspettando sul nostro sito, quindi potete smettere di guardare questo video e correre a ordinarlo. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione e del tempo dedicatomi, ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video, spero di rientrare dal pacchetto di raffreddore e tutto il cuore mi dietro, vi ringrazio infinitamente, un bacio in bocca con la lingua a tutti i canti e ciao a tutti bellezze.